presidente Silvia Fanetti, Gabriel Valdez dalla Colombia. Anche qui al vincitore del Best in Show un soggiorno per due persone per una settimana al resort Vascellero a Cariati in Calabria sulla costa ionica. Iniziamo con il vincitore del primo gruppo, Bobtail. Per il secondo gruppo, Leon Berger. Per i Terrier, Jack Russell Terrier. Per i Bassotti, Bassotto Nano Pelo Duro. Per il gruppo 5, Spitz Nano. Per il sesto gruppo, Petit Basset Griffo Vanden. Allora, settimo gruppo, cani da ferma, Weimar Runner. Ottavo gruppo per i Golden Retriever. Per il nono gruppo Carlino. Per il gruppo dei levrieri, piccolo levriero italiano. Giudice. Just a moment.
Allora, abbiamo visto il Bobtail, adesso è la volta del Leonberger. Bassotto, nano, pelo duro. Spitz Nano. Golden Retriever. Basta.
Ok, un applauso a questi 10 bellissimi soggetti: Bobtail, Leon Berger, Jack Russell, Bassotto, Spitz, Petit Basset, Weimaraner, Golden, Carlino, Piccolo Evriero Italiano. Allora, un giro e uscite tutti insieme. Signori, prego. Un caloroso applauso a questi bellissimi soggetti esposti qui all'Internazionale di Arezzo. Colgo l'occasione per ringraziare tutta la giuria, tutti quelli che hanno lavorato per questi bellissimi 2 giorni cinofili, tutti i commissari, tutti gli organizzatori, i signori giudici. E naturalmente gli espositori e i nostri amati cani. Allora, è giunto il gran momento del Best in Show, del vincitore, terzo classificato all'Internazionale di Arezzo, terzo classificato Carlino! Dov'è? Ecco qua, prego! Carlino, terzo classificato qui ad Arezzo, all'Internazionale. Riserva di Best in Show all'Internazionale di Arezzo per il Leon Berger. Ecco, riserva di Best in Show, Leon Berger! Allora, ci siamo, signori? Best in Show all'Internazionale di Arezzo per il Piccolo Levriero Italiano. Piccolo Levriero Italiano, Best in Show ad Arezzo. Ecco qua il vincitore assoluto qui ad Arezzo, Piccolo Levriero Italiano. Signori, si conclude così questa bellissima 2 giorni. L'appuntamento è sempre per il prossimo anno, in febbraio, qui ad Arezzo per l'Internazionale di Pistoia e l'Internazionale di Arezzo. Ringrazio tutta la giuria, tutto il gruppo cinofilo e gli organizzatori. Arrivederci al prossimo anno.